Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album dei Mossa Rix, Fatal Love, e come potete vedere ho preso la versione, diciamo, normale e la versione Kino. Adesso vi faccio vedere prima la versione normale. Allora, questa è la versione 2, se non mi sbaglio. Ce n'erano 4, come sempre. Qua ci sono le tracce. Sì, questa è la versione 2 che è segnata qua. Ok, adesso vi faccio vedere. Ah, aspettate che... Vediamo se riesco a togliere perché le cose sono sul bordo. Oh, e se riesco a toglierle. Penso di aver tolto tutto. Ah no, ci sono ancora gli adesivi. Ok, così ve le faccio vedere dopo. Questa versione era random, quindi non ho scelto. In realtà le versioni dei Mossa Rix sono tutte stupende, quindi mi era proprio indifferente che versione mi arrivava. Guardate Shonu quanto è bello! Io amo questa ragazza. Scusate le campane, ma c'è messa. Quindi suonano. Che bella la camicia, mi piace un sacco. Anche il completo di Miyuki mi piace un sacco. Che bello che hanno capelli lunghi! Penso che sia uno dei pochi idol che mi piacciono con i capelli lunghi. Perché io e i capelli lunghi non andiamo molto d'accordo. So come mai. Sui maschi, diciamo. Aiem, in questo album era sempre mezzo nudo, almeno nelle altre versioni che ho visto era mezzo nudo. Bravo Yem, Macne, mezzo nudo. Ah, abbiamo le tracce. Crediti, poi abbiamo il CD, eccolo qui. E adesso vi faccio vedere tutte le cose. Opata. Allora c'è questo, che vabbè, quello del code lì QR. Poi abbiamo gli adesivi. Carino col cuore. E poi abbiamo una marea di cose in realtà. Allora abbiamo, oh, questa. Oh, vediamo se riesco a farvela vedere. Ho trovato Yungwon, che è il mio secondo bias, quindi felicissima. Poi abbiamo tre photocard, che sono tutte diverse. Ah, questa è la lenticular, la sento. Allora iniziamo da questa. Questa in teoria è da aprire, c'è il messaggio, ma non toglierò questo pezzo, quindi rimarrà così. Oh, ho trovato Kilian. Strano. Trovo sempre Kilian, sempre. Che bella che è. Ho trovato Kilian. E poi questa
Questa è la photocard, diciamo, normale. Oddio! Io lo adoro, lo adoro. Ma è bellissima sta photocard. Mi dispiace solo che nei Monster X hanno cambiato il retro, perché prima erano tutti uguali i retro, adesso l'hanno cambiato da... Non mi ricordo se da Follow, l'hanno cambiato da Fantasia, vabbè comunque. Amo. E l'ultima, che è la lenticular, che vedete che si è tipo bombata. Vedete come fa? Un classico per il lenticular. Chi è? No, ho trovato il mio bias, Shonu. Ah, amore! Guardate che bella! No, vabbè! Adoro. Bene, ti è andata molto bene questo... Queste... Che bella che è. Queste scelte di photocard. Per questo unboxing è tutto e noi ci rivediamo. Ah no, aspettate, aspettate! Che cosa sto dicendo? C'è la Kino. Mi ero già dimenticata. Allora, aspettate che prendo la Kino. Eccola qua. No, vabbè, sto impazzendo. Vi stavo salutando e c'è ancora la Kino. Allora, qui abbiamo la versione Kino. Ovviamente le tracce sono sempre quelle. E in realtà per questa versione Kino, versione kit, vabbè, kit, Kino uguale. Per questa versione Kino non mi hanno fatto più le photocard. Cioè tutte le photocard, perché prima nelle versioni Kino c'erano le photocard di tutti i membri comprese, mentre invece adesso è random. Vabbè, allora vedete, questa è l'unica photocard che c'è dentro. Ve la faccio vedere dopo. Allora iniziamo a farvi vedere la parte sopra. Qui abbiamo il Kino o kit, chiamatevelo come vi pare. Ok. E poi abbiamo, vabbè, il classico fogliettino illustrativo che non sto capendo di vedere perché sono sempre le stesse cose. Questo ve lo faccio vedere dopo e vi faccio vedere tutte le postcard. Allora, vediamo se riesco a ingrandire un pelino. Ok. Io ve ne faccio vedere una, poi in realtà credo siano tutte uguali retro. Fatemi vedere, sì. Quindi vi faccio vedere. Oh, mi stava cadendo. Mamma che belle. Oh, i miei due bias insieme. Che combo. Non so perché non hanno messo tutte le photocard per questa versione. Cioè, sono proprio cattivi. Il bello delle versioni Kino era che c'erano tutte le photocard di tutti i membri. Il cane che abbaia della mia vicina. Che belle. Questa è l'ultima, ok. Ok, poi vi faccio vedere. Abbiamo questa, che sono i crediti, credo, sì. I crediti. Poi abbiamo o la postcard, che questa non è random, la trovate in tutte. E la photocard. 3, 2, 1. Ma non ci posso credere, ci ho trovato. Yeonwon sia nel... Ah no, sì, sia nella photocard dell'album che in quella Kino. Amo. Amo. Che bella. Bene, adesso vi posso salutare. Per questo unboxing è tutto e noi ci rivediamo al prossimo. Ciao!